Parola al consigliere Calise, prego. Potete parlare con lei. Grazie Presidente. Intervengo oggi su SEA dopo diversi interventi tra articoli 21 e di altro tipo fatti durante questi 18 mesi. E proprio per questo anche oggi ricordo una cosa forse ovvia, che il Comune di Milano non è un semplice socio SEA. È tuttora il socio di maggioranza, che nel linguaggio borsistico viene anche definito come socio di controllo della società. Ed è del tutto evidente che in questi 18 mesi l'interpretazione che viene data dall'attuale maggioranza al termine controllo è molto lontano da quello che intendono non solo i mercati, ma anche i cittadini e gli esperti con cui ci siamo confrontati nel gruppo di lavoro SEA durante quest'anno, anche elaborando un piano di rilancio alternativo. Non c'è infatti alcun dubbio che il Comune di Milano sia sempre stato un socio di controllo inconsistente e sempre inspiegabilmente inattivo verso SEA. Lo è stato con la giunta precedente, ma lo è stato soprattutto in questi primi 18 mesi di governo dell'attuale maggioranza. Non fosse altro per i numerosi richiami all'ordine che abbiamo portato come Movimento 5 Stelle Milano in quest'Aula, in più di 5 articoli 21 dedicati. Nessuna iniziativa riguardo alle disastrose scelte contro l'ambiente di SEA, riprovevoli non solo dal punto di vista degli ambientalisti, ma estremamente costose quando si tramutano in condanne di risarcimento danni, come è già accaduto e come probabilmente accadrà nuovamente in futuro. Nessuna iniziativa contro la follia economica e ambientale della terza pista e del polo logistico, che è la vera opera di speculazione. Nessuna iniziativa riguardo ai compensi d'oro degli organi di controllo e la dirigenza. Solo 2 settimane fa abbiamo ricordato lo scandalo dei 900.000 euro annui al collegio sindacale. Nessuna iniziativa, qualunque fosse la denuncia e da chiunque provenisse, da noi, da Lega Ambiente, dal Sole 24 Ore e ultime in termini di tempo la UIL, che ha dichiarato: ciò che sconcerta è la mancanza di un progetto industriale da parte dell'azionista Comune di Milano. Ricordando che nel 2011 per SEA, con un fatturato di 522,8 milioni di euro, i debiti totali erano 824,7. E che da 4 anni SEA usufruisce di cassa integrazione ed è già previsto, già programmato il quinto. Come Movimento 5 Stelle Milano riteniamo doveroso censurare nuovamente il comportamento tenuto dalla maggioranza, che ha dedicato attenzione a SEA al solo scopo, peraltro dichiarato, di fare cassa, ma restando del tutto inattivo come socio di controllo, ed è questo che oggi ricordiamo. E proprio per questo lo riteniamo parte attiva nel fallimento dell'IPO. Come tutti sapete, che siamo sempre stati contrari e contrari rimaniamo alla vendita di azioni che porta il Comune di Milano sotto la maggioranza assoluta. E ci auguriamo comunque, come dovrebbe essere normale, secondo le accortezze del buon padre di famiglia, che sentiamo spesso richiamare in quest'Aula dall'assessore al bilancio, si veda finalmente un impegno da parte del Comune di Milano a valorizzare SEA, intervenendo su tutte le criticità che la affliggono prima di riproporre la vendita, dato che gli investitori sani non le ignorano, certo, e continueranno a valutare con attenzione queste anche in futuro. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie consigliere Calise, la parola al consigliere Grassi.